in diretta dai mercati dei capitali mondiali, ecco i titoli finanziari presentati da ALB Limited. Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. LG Energy Solution, un fornitore per produttori di auto elettriche Tesla e Lucid, ha dichiarato che prevede di investire 1,4 miliardi di dollari per costruire una fabbrica di batterie in Arizona entro il 2024 per soddisfare la domanda di startup. La Gran Bretagna ha sanzionato un'altra ondata di banche russe, Critical Industries e una miriade di membri della sua elite, tra cui Gazprom Bank e Alfa Bank. Il dollaro USA ha trovato un certo supporto in Asia, poiché le valute delle materie prime hanno preso una pausa da un forte rally, guidato dall'aumento dei prezzi delle esportazioni, mentre una ripresa del mercato obbligazionario statunitense ha offerto poco conforto allo yen in difficoltà. L'ultima sessione ha visto il dollaro americano guadagnare lo 0,9% contro lo yen giapponese. Secondo l'indicatore Williams, siamo in un mercato per bull. La coppia Bitcoin-dollaro americano è salita alle stelle del 2,6% nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale buy, che coincide con la nostra analisi tecnica generale. L'oro ha guadagnato lo 0,8% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. L'indicatore Williams sta dando un segnale buy, che coincide con la nostra analisi tecnica generale. La coppia petrolio grigio dollaro americano è crollata del 2,8% nell'ultima sessione. Il segnale buy dell'RSI è in linea con l'analisi tecnica generale. Il Baker Hughes US Oil Rig Count degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 17. La fiducia dei consumatori GFK del Regno Unito alle 0,01. L'IFO valutazione corrente della Germania alle 9. Il CFTC JPY NC Net Positions del Giappone sarà rilasciato alle 19.30. Il Michigan Consumer Sentiment Index degli Stati Uniti alle 14. La vendita al dettaglio del Regno Unito alle 7. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.